Oggi riparte uno dei punti fondamentali per rendere la nostra città più vivibile, più attraente e soprattutto più piacevole da vivere e da visitare. È l'obiettivo di tutti e direi che quello che oggi viene presentato, che è già una sintesi di un lavoro a cui molti hanno collaborato e a cui spero e sono certo che molti altri collaboreranno, e di questo vi ringrazio, non è dei nostri sogni, non è un punto di partenza e non è un punto di arrivo, ma è un ulteriore passo in avanti per una migliore qualità della vita della nostra città. Un percorso fondamentale è che è un passo avanti rispetto a quello che è già stato fatto, l'aumento del bike sharing, l'aumento del car sharing, area C e altre decisioni già prese, le zone 30, la mobilità più sostenibile possibile, ma che è un passo avanti che noi vogliamo fare in un confronto con le altre istituzioni nell'ottica della città metropolitana, con i consigli di zona e con i cittadini. Questo percorso potrà portare a una città più vivibile, più attraente e anche più efficiente. Per noi il percorso è già iniziato 2 anni fa con il referendum, con il provvedimento di Area C, però oggi parte un percorso di partecipazione con i cittadini, le associazioni, le categorie per individuare gli obiettivi futuri. Milano sta facendo una svolta sostenibile, lo si vede nel fatto che gli abbonati ATM sono cresciuti del 20%, l'uso della bicicletta vede quasi un raddoppio dei ciclisti, insomma ci sono tanti cambiamenti in corso, l'amministrazione deve agevolarli e deve renderli strutturali. Legambiente chiede scadenze precise, cioè dice io voglio sapere quando si fa e cosa si fa. Il percorso ha una sua tempistica che è indicata, è un piano che ha una sua formalità, quindi ci sono le valutazioni ambientali strategiche eccetera, quindi è un percorso che nessun comune fa in meno di un anno, quindi nemmeno noi. Tutte le associazioni, Legambiente compresa, potranno, anzi è assolutamente auspicabile che partecipino per migliorarne gli obiettivi e renderli realizzabili e utili ai nostri concittadini. Che termini saranno coinvolti i comuni della cintura? Intanto tutto il pomeriggio è dedicato al confronto con i comuni della città metropolitana. Uno dei temi di fondo del piano è che Milano non è più, e forse non è neanche mai stata, una città di 1.300.000 abitanti, ma è il centro della pianura padana. I flussi dei cittadini e dei movimenti sono continui e quindi non si può pensare di fare un piano fermandosi ai confini amministrativi di Milano, e per questo ascolteremo, ci confronteremo, cercheremo di definire obiettivi concreti con i comuni della provincia. Ci sarà anche quello di liberare spazi oggi occupati dalle aree di sosta? Assolutamente, Milano ha 55 auto per 100 abitanti, tutte le città europee con cui ci confrontiamo sono ormai sotto i 40, e questo anche per i milanesi significa una spesa in manutenzione, gestione e assicurazione che è gigantesca. Se anche noi avessimo 40 auto per 100 abitanti, le famiglie milanesi avrebbero oltre 1 miliardo di euro in più di risparmi da investire diversamente. Non lo vogliamo fare attraverso divieti, ma attraverso opportunità. Proprio per questo abbiamo liberalizzato il sistema di car sharing. In autunno si vedranno nuovi servizi da questo punto di vista, e crediamo che sarà questo, insieme agli investimenti sulle ciclabili, le 2 nuove linee metropolitane, un sistema di opportunità che convincerà tante famiglie a risparmiare sulla seconda auto e fare scelte diverse, non perché costretto, ma perché lo troverà più logico e più conveniente.